Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. In arrivo anche al sud una forte ondata temporalesca che sta abbattendosi in queste ore sul centro e anche sul nord Italia, dove ieri a Venezia ha per poco provocato una strage. L'anticiclone africano dunque manderà ritirata, consentendo l'arrivo di correnti più fresche e instabili, caratterizzati da nubi fragili, grandine anche di dimensioni significative. Saranno colpite soprattutto Toscana, Umbria e Lazio. Il fenomeno arriverà anche al sud, favorendo un'attenuazione del caldo che sarà più evidente a partire da metà settimana. Per quanto riguarda poi le previsioni del tempo, alla fine del giornale sentiremo il nostro Antonio Di Girolamo. Occupiamoci adesso di una storica svolta perché scatta la riforma della pubblica amministrazione. Lo ha annunciato il ministro Giulia Bongiorno parlando dell'entrata in vigore della legge concretezza che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali e nuove risorse in settori strategici della pubblica amministrazione e aiuti alle amministrazioni in affanno. Un metodo di lotta contro l'assenteismo finalmente incisivo. Fino ad oggi in molti la facevano franca, in troppi adesso con le impronte digitali e la videosorveglianza sarà prevenuto il fenomeno dei furbetti del cartellino. Sono circa il 45% gli studenti dell'Istituto di Grado Superiore San Domenico di Poggio che in questi giorni stanno partendo diretti per alcune destinazioni europee per il traineeship, un percorso pratico in cui gli studenti scelgono autonomamente paesi ed aziende che li ospiteranno per la loro prima esperienza lavorativa all'estero. Per il direttore Lorenzo Albano siamo stati lungimiranti a chiudere gli accordi prima dello scorso 30 marzo in modo che la Gran Bretagna non fosse esclusa dalle mete possibili per i nostri studenti a causa della Brexit. Non saranno impiegati nella ristorazione, ha spiegato la responsabile amministrativa, ma si metteranno in gioco scegliendo mansioni affini alle loro inclinazioni. L'ospedale San Camillo di Manfredonia sarà tra i 10 ospedali base decisi nel confronto tra la Regione Puglia insieme alla ASL Foggia. Lo ha annunciato il governatore regionale Michele Emiliano, mettendo anche in evidenza come le notizie trapelate nelle scorse settimane su questa vicenda sono delle vere e proprie cretinate. Ascoltiamolo. 5 ospedali di secondo livello, tra cui il Policlinico di Foggia, 17 di primo livello e tra questi Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e gli ospedali di San Severo e Cerignola. 10 ospedali di base, compreso quello di Manfredonia, in questi giorni al centro di polemiche. Un ospedale di area particolarmente disagiata, quella dei Monti Dauni a Lucera. 1.597 posti letto in più. Sono i numeri del riordino della rete ospedaliera approvato dalla Giunta regionale pugliese. Un provvedimento che ha definitivamente scongiurato l'ipotetica chiusura o declassamento ulteriore dell'ospedale civile di Manfredonia, così come spiega ai nostri microfoni il presidente della Puglia, Michele Emiliano. Non abbiamo chiuso nessun ospedale in provincia di Foggia. Dico, è l'unica provincia dove io non ho riconvertito nessun ospedale, questi erano stati chiusi prima e io li ho riconvertiti e riaperti. A Manfredonia cosa manca? L'ospedale di Manfredonia non può chiudere perché il piano di riordino prevede che sia aperto. Tutti gli cretini che sostengono che un ospedale, siccome non ha il personale, chiuderà, dicono delle cretinate. Perché il piano di riordino prevede che quell'ospedale sia aperto. Se non c'è il personale lo devono mettere per forza perché sennò devo licenziare il direttore generale. Siccome Manfredonia è un territorio dove le cose bisogna ripeterle troppe volte per farle capire alle persone, l'ospedale di Manfredonia non può chiudere. In chiusura la pagina sportiva, la pallavolo. Marco Brevidieri sarà il nuovo tecnico della Venezia Libera Virtus Donne che militerà nel prossimo campionato di Serie B1.
turno femminile la scorsa stagione. Con la Libera Virtus ha conquistato il terzo posto e ha sfiorato di un nulla i playoff. Nelle sue prime valutazioni dice: abbiamo cercato di creare un roster capace e completo e pronto ad affrontare ogni situazione. Cercheremo di portare a termine gli obiettivi che ci siamo prefissati e non vedo l'ora di scendere in campo per lavorare al meglio per quella che sarà la squadra che rappresenterà questa città. Ricordiamo che la scorsa settimana è stato messo in evidenza tutto il nuovo quadro dirigenziale del neonato sodalizio pallavolistico nato dalla fusione tra la Libera Virtus e la Fenice Volley. È tutto per l'edizione serale di Speciale News Web 24. Grazie per essere stati con noi. Adesso vi lasciamo alle previsioni del tempo con Antonio Di Girolamo. Prossima edizione del nostro telegiornale domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata. A domani. Ben ritrovati a tutti nell'appuntamento meteo. Facciamo il quadro della situazione dopo che la giornata di ieri ha visto le temperature un po' più alte rispetto al normale. Avevamo previsto intorno ai 40-41 gradi, almeno per quanto riguarda la provincia di Foggia. Oggi di meno siamo intorno ai 38-39 gradi, questo perché l'aria incomincia lentamente a raffreddarsi. Facciamo il punto sull'ondata di maltempo che arriverà mercoledì a partire dal pomeriggio, anche se nel corso già della mattinata di domani, anzi nel primo pomeriggio della mattinata di domani, le prime avvisaglie, o meglio le prime masse nuvolose di questo peggioramento potrebbero colpire la Puglia settentrionale. Saranno dei temporali localizzati soprattutto le zone interne e molto probabilmente anche il Gargano e qualcosina, ma ripeto, soltanto qualcosina, anche Cerignola, ma sarà molto lieve. Mercoledì sarà la giornata che avevamo parlato, ma stiamo parlando da giorni, di un cambiamento atmosferico, quindi via, lasciamo da parte l'aria calda africana, quindi la mettiamo da parte, arriva dell'aria fresca, aria fresca che appunto a contrasto con aria marittima molto calda, quindi aria fredda e aria calda provocherà dei fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, questo soprattutto nella giornata di mercoledì. Lo stiamo dicendo ormai da diversi giorni, quasi in circa 5-6 giorni fa già avevamo preannunciato, adesso diamo le conferme. Quindi mercoledì pomeriggio esserci precipitazioni localmente di forte intensità, queste soprattutto dalle 14 alle 19, non escludo fenomeni localmente, eventi grandigene, quindi fenomeni di grandine, questo perché appunto il contrasto aria fredda e aria calda, quindi forti temporali mercoledì pomeriggio, arriva questa massa d'aria molto fresca, le temperature andranno giù, via o meglio break estivo, si tornerà con delle temperature fresche soprattutto la sera e il pomeriggio, questo da giovedì in poi, quindi ci sarà quest'aria fresca, quest'aria meno calda, diciamo meno fastidiosa, bella fresca soprattutto la sera e la mattina, e poi durante il giorno temperature normalmente intorno ai 30-32 gradi, quindi ci sarebbe il tempo ma con temperature e ventilazione fresca. A tutto ciò non mi resta che dirvi che nella giornata di domani appunto ci saranno delle avvisaglie, quindi le masse d'aria che arriveranno prima del peggioramento, mentre mercoledì dalle 14 temporali localmente di forte intensità. È chiaro, poi ci aggiorneremo nel corso della giornata di domani e faremo poi il punto della situazione mercoledì a mezzogiorno. Ripeto, almeno da come si vedono le carte, non escludo fenomeni temporeschi localmente di forte intensità, questo soprattutto tra mercoledì pomeriggio, mercoledì sera. Non mi resta che augurarvi a tutti buona serata e arrivederci, a domani.